Le urla dei soccorritori tra le macerie di un edificio a Dnipro. Il bilancio delle vittime dell'attacco russo di sabato nella città ucraina, dove risiedono ancora 1.700 persone, è salito a 30. Un consigliere di Zelensky aveva dichiarato che il missile caduto sul condominio era stato colpito e deviato dalla contraerea ucraina, notizia poi smentita dal governo. Intanto, le squadre di intervento estraggono alcuni sopravvissuti, mentre per i 44 dispersi potrebbe non esserci più nulla da fare. Mia madre non è ancora stata trovata, dice quest'uomo, sono crollati 5 piani. Dopo l'attacco, il primo ministro britannico ha assicurato al presidente ucraino l'invio da parte del Regno Unito di carri armati Challenger 2 e nuovi sistemi di artiglieria, mentre dalla NATO è arrivata la notizia che ulteriori armi potrebbero presto arrivare da altri paesi occidentali. Nel frattempo, nel suo intervento sui social, Zelensky ha tacciato come vile e codardo il silenzio del popolo russo. Il vostro tentativo di aspettare che passi ciò che sta accadendo finirà solo con il fatto che un giorno questi stessi terroristi verranno a prendervi, ha detto Zelensky. Il male è molto sensibile alla codardia e ricorda sempre coloro che lo temono o cercano di fare affari, e quando arriverà non ci sarà nessuno a proteggervi. Mosca, dal canto suo, ha fatto sapere che gli obiettivi degli attacchi a Kharkiv, Kiev, Odessa come Dnipro erano le infrastrutture militari ed energetiche, non palazzi residenziali. Di fatto, in molte zone del paese si registrano blackout. A preoccupare anche la situazione a Zaporizhia, il direttore generale della IEA dovrebbe recarsi in Ucraina proprio questa settimana per stabilire una presenza continua di esperti di sicurezza nucleare.